deve guardare lui. Lui la telecamera. On est amené à découvrir des liens qui sont suggérés sans qu'on puisse vraiment confirmer que Chagall est puisé dans telle et telle iconographie. Mais bien entendu, c'est un univers artistique, les icônes, les Loubouki, dont tous les artistes de l'avant-garde russe ont été imprégnés à la même enseigne. Et que Chagall en ait fait ensuite des vocabulaires qu'il a emporté avec lui et qu'il avait en lui comme si c'était tout à fait, ça devenait naturel comme le pinceau, comme la palette, et tous ces éléments sont aussi essentiels pour l'expression artistique qui se transforme bien entendu au fil des années, comme on peut voir dans cette exposition, d'une manière tout à fait marquante et très très belle. Abbiamo visto il tema dei galli. Il gallo rappresenta nella cultura russa, rappresenta quello che segna l'alba, il guerriero, l'animale. Ma nella cultura ebraica è l'animale che viene sacrificato il giorno prima di Yom Kippur, quindi la vittima. Quindi il gallo con cui spesso Chagall si identifica, ha questo senso. La pendola era un oggetto esistente in tutte le case ebraiche, però raffigura anche un'immagine d'apocalisse, le mucche. Ecco, quindi abbiamo disaggregato in questo modo. Ne è venuto fuori, secondo me, una lettura, oltre che nuova, molto interessante e che ci spinge per una volta a fermarci a guardare sulle singole opere, cercando di vedere le cose che ci sono, invece di avere quell'atteggiamento che si ha più spesso, che è quello di passare da un'opera all'altra seguendo delle linee biografiche o storiche. L'âme de Marc Chagall est bien sûr multiforme, très très complexe. Elle est aussi profonde que les couches de gris du tableau qu'on voit derrière moi, qui s'appelle La noce ou le mariage, un tableau absolument magnifique de la galerie Tretiakov, et qui rappelle aussi la profondeur de toutes les architectures et de tous les espaces. Donc ces espaces qu'il a respirés, déconstruits pour ensuite les reconstruire sur un tableau de deux dimensions, c'est là où on découvre toute la magie de l'âme de Chagall, qui est en fait un vocabulaire tout à fait savant et très érudit. C'è soprattutto inquietante il guanto nero. Il significato di questo guanto nero non è molto chiaro. Nella mia opinione,
io ho formulato un'ipotesi che potesse essere certamente in quanto nero il segno del lutto. E quel libro, cos'è il libro? Forse è il libro della vita che il guanto nero sta sfogliando, mentre l'artista lo guarda da fuori del quadro. Il quadro è un quadro sontuoso, cioè è di un momento in cui Chagall è arrivato dalla Russia, sta già dopo il 22, è stato già alcuni anni, quindi ha superato il periodo più difficile, viene ammaliato dai colori della Francia, lo scrive, e questo quadro è un quadro pieno di colori, di straordinaria luce. Ed è questo cavallo abbracciato a un cavaliere, in mezzo coperto da un albero frondoso, e tutto il sottofondo è un insieme di pastoso, di una pittura di qualità straordinaria, in cui c'è una barchetta con due innamorati che si baciano. Quindi, e questo l'abbiamo inserito per l'appunto nella sezione dedicata ai galli, facendo vedere come il tema russo del gallo ricompare anche in Francia, anche nel momento in cui lui è in un luogo con alberi, con l'acqua, sereno.